tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi guarderemo tutte le nuove location che sono state inserite nell'aggiornamento di Fortnite. Ce ne sono davvero tantissime, andremo a vederlo assieme con l'utilizzo della funzione replay e del drone libero che Epic Games ci ha regalato. La prima, ragazzi, una delle più belle, a mio parere, la mansion, la chiamo io, ragazzi, la casa base dei supereroi. Come vedete, meravigliosa, ha la caverna e dalla caverna Drax si va direttamente al quartier generale che contiene spesso e volentieri un chest, sono anche un bel po' di armi in giro, guardate che meraviglia ragazzi, con tutto il giardino, veramente una villa imperiale al in cima, se non l'avete ancora fatto, c'è una lettera, gli hanno messo tutto il parco attorno, l'hanno collegata con una strada, veramente veramente un posto ancora molto frequentato, ma davvero interessante da esplorare completamente per lootare le armi e soprattutto anche un sacco di materiale che troviamo in giro, sia la pietra nella casa che tutti gli alberi, quindi la legna, ci sono le macchine, quindi c'è anche il ferro. Assolutamente niente da dire. Tre piani di casa meravigliosi che ci hanno regalato. Proseguiamo ragazzi verso la seconda location, questa invece la troviamo vicino alle vecchie case che erano sistemate vicino in alto a destra della mappa, diciamo, sopra il boschetto. Questo è il cinema all'aperto, come vedete colpito anche lui dall'impatto, pieno di macchine, ci sono anche i camion, quindi tanto tanto ferro per noi, un sacco di altro materiale, un bel po' di loot, dei chest e anche delle pietre. Il motel, ragazzi, ovviamente lo vedete anche voi, questo la visitiamo un po' più spesso rispetto alle altre, c'è il buco. Come ci faceva vedere il trailer, ci sono stati dei cambiamenti sul pullman che prima era messo dritto, adesso invece si ribalta, ma sopra un chest, altre due chest nella casa e un'altra ancora la potete trovare all'inizio. Andiamo avanti ragazzi con un'altra location molto interessante, una grande buca fatta da una meteora che vi regala ragazzi tre chest, una nel camion e due sopra le macchine. Proseguiamo ragazzi verso spiagge snob e da spiagge prima, no scusate, qua siamo credo al crocevia del Ciarpame, siamo qua ragazzi, mi ricordo bene, hanno inserito questo set cinematografico che ha sempre una cassa all'interno, c'è di fianco anche un piccolo magazzino dove trovare delle armi, c'è di solito un chest anche nel magazzino, come vedete due piani, in poche parole soppalcato, potete farmare anche lì dietro al camper, potrete trovare un'altra invece cassetta degli attrezzi. Nel camion invece potrebbe esserci un chest. Sono già ragazzi 5 o 6 le new location che abbiamo visto. Qua ci spostiamo velocemente verso il labirinto che invece è ancora uguale come era prima, ma se dovete fare la missione, quella di ricercare la scritta Fortnite, beh, una delle lettere è sopra in cima all'edificio principale. Avanziamo, avanziamo e siamo arrivati al lago, ragazzi. Qui nel lago hanno inserito questa piccola isola dove vedete appunto un meteorite che può farvi trovare ben due ceste, ragazzi. Bellissima come idea, ci sta perché così c'è meno acqua in giro. Mi sembra che abbiano eliminato, no, hanno affondato una barchetta. La trovate molto semplicemente sul lato della casa in centro. Davvero, davvero interessante. Arriviamo ragazzi a un'altra buca gigante, quella che c'è nel bosco tra i condotti confusi e le spiagge snob. Qua, come state già vedendo, ragazzi, due chest sopra le macchine, tre con quella che c'è dentro il camion. Ragazzi, parliamo di tre chest più ovviamente la buca che potrebbe contenere, se non ricordo male, un paio di pietre salterine. Bellissima anche da vedere questa location, ragazzi, aggiunta nella mappa. Per passare poi ad un'altra base segreta, quella che sembrerebbe più che altro una base missilistica, anche perché appunto lo state già vedendo, dietro c'è un bel siluro pronto a partire, ragazzi,
meravigliosa anche questa da visitare, nascosta dalla montagna, accessibile praticamente o da dietro o creando le scale. Eccolo qua il missile di cui vi parlavo prima. Dobbiamo capire ancora se avrà qualcosa a che fare con la stagione numero 5 di Fortnite. Dentro ha un bel po' di piani, 2 se non ricordo male, forse 3 contando quello sotterraneo. Dovete stare molto attenti perché sarà un po' più difficile invece uscirci se non sapete dove andare. Qua ci sono 2 macchine, vedete il logo è quello diverso, non è il logo blu dei supereroi, è un logo viola che secondo me ancora non ci hanno spiegato. E qua un primo piano del missile pronto al lancio. Dovremo ancora capirci bene che cosa è stato, perché è stato messo questo missile. Bellissime anche le tende viola, andiamo dentro di nuovo, tutto ovviamente a tema. Qua potete trovare ben 3 ceste, ragazzi, e un bel po' di armi e materiali intorno. Anche questa io la apprezzo veramente particolarmente perché è tanta roba. Ecco qua, ragazzi, la parte principale della mappa, i magazzini buffiti, il luogo di impatto del meteorite. Guardate in tutto il suo splendore, guardate che lavoro di grafica che hanno fatto. Meteorite che ha causato un impatto devastante, distruggendo appunto uno dei 3 magazzini e dando il via a un centro segreto, a un centro di ricerche tipo dell'FBI, roba così. Qua lo sapete meglio di me, luogo principale dei fight, tante pietre salterine che potremo trovare ai magazzini. Qua facciamo un altro giro alla casa, giusto così, una presa molto veloce per farvela rivedere, perché merita di essere rivista quest'altra base, una delle location più belle secondo me che abbiano inserito. Proseguiamo, questo è il corso commercio e davanti al corso commercio ci sono i pinnacoli, ragazzi. I pinnacoli non potevano non lanciare un meteorite a pinnacoli, ragazzi, ha distrutto completamente il palazzo aprendolo come una mela. Come vedete, nuova location, anche pinnacoli, distrutta anche la parte del palazzo di destra, intatta stranamente la torre dell'orologio, mentre si pensava invece che venisse buttata giù insieme a tutto il resto. Pinnacoli veramente bellissimi da vedere così. Eccola qua infatti la torre dell'orologio, sopra potete trovare un'altra lettera se per caso vi mancano. E andiamo avanti, ragazzi, sempre nella mappa. Qua siamo qua siamo ai condotti confusi. Nei condotti confusi c'è vicino un'altra location dove dovreste trovare dei piccoli frammenti di meteoriti. Qua le 2 case c'erano anche prima, come potete vedere 2 o 3 ceste anche in queste case, sia sotto che sopra. Ma lì più avanti c'è una location dove sono, eccole qua mi sembra, dove sono cadute frammenti di meteorite, quindi potete farmare un bel po' di ferro che potrebbe servirvi eventualmente in un distributore. Vicino sotto al rifugio ritirato, ragazzi, ancora frammenti del meteorite che si sono veramente espansi in tutta la mappa, ancora delle auto dell'FBI e un buco che, come al solito, contiene al suo interno qualche roccia salterina, e entrambe le macchine hanno 2 chest, così come dentro al camion. Quindi ogni location che vi ho fatto vedere fino adesso con i buchi ha sempre 3 chest. Altra posto bellissimo, ragazzi, le prigioni sono praticamente sparite, non ci sono più, ragazzi, le hanno buttate giù in una maniera violentissima. Sempre il solito chest sopra il retro della macchina, addirittura il pullman in mezzo alle 2 prigioni che nasconde un'altra chest. Qua, ragazzi, guardate che lavoro di grafica, che meraviglia, veramente bellissimi. 2 ceste addirittura su entrambe le macchine, se siete fortunati, più almeno altre 4 ceste nelle prigioni. Vediamo se nel camion c'è. No, non lo vediamo, probabilmente non c'era. Più avanti dalle prigioni, ragazzi, tra le montagne, vicino a, se non ricordo male, Lande, c'è ancora un altro buco. Come vedete, ragazzi, forse non li avete visti tutti, ma ce ne sono tanti di piccoli crateri creati dalle meteore sparsi per la mappa. Vi ricordo che ognuno ha almeno un chest, lo trovate, ragazzi, se siete fortunati ne trovate addirittura 3. Tanta
prova, ragazzi. Credo non sia finito, infatti andiamo ancora avanti, ragazzi. Vediamo dei nuovi camion inseriti nel complesso di fabbriche che sono vicine ad Approdo Avventurato. Ci sono anche dei graffiti, è stata inserita una discoteca nuova. Io preferivo quell'altra, sinceramente era un po' più divertente. Eccola qua, appunto, la nuova discoteca. Probabilmente farà parte di qualche missione del pass battaglia. 2 o 3 chest dentro questa fabbrica, la lettera lì in alto la state vedendo benissimo. Ancora una novità che forse non tutti si sono ancora preoccupati di controllare. Come vedete, i nuovi camion sono sempre qua, bellissima, bellissima anche questa. Andiamo avanti, passiamo a Prodo, ragazzi, e arriviamo vicino al cerchio di alberi. Lo sorpassiamo, ragazzi, ci stiamo avvicinando e qua si va a Putrido Pantano, una delle location più interessanti di questa nuova stagione, dove c'è allestito un mega set da cinema con un bel green screen là dietro. Tra l'altro green screen che potete trovare anche in altre location. In poche parole, ragazzi, Putrido Pantano è stato trasformato in un set cinematografico di un film d'azione. Come vedete c'è un elicottero, uno dei, forse il primo velivolo di Fortnite. Ci sono le rotaie della macchina da presa. Qua c'è ancora un po' di pantano, ma come vedete hanno messo un green screen enorme qua davanti. Le bellissime qua le panchine fatte con i tronchi, ancora un altro green screen e c'è un altro set allestito con tanti di microfoni panoramici e camerini. Insomma, davvero molto molto bella anche questa nuova Putrido Pantano. Beh, ragazzi, lo state vedendo ancora per l'ultima volta tutto il panorama della nuova mappa e con questa immagine io direi che abbiamo visto tutte le nuove location che sono state inserite nella nuova mappa di Fortnite della stagione 4. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo un bel like se vi è piaciuto e noi ci vediamo in live. Ciao!